naturale e in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere la skincare mattutina. Allora, vedrete questo video un po' più tardi, voi per me è mattina, sono all'incirca le 7:30 e mi sono appena lavata il viso. Cosa faccio? Io una volta lavata il viso, adesso vi faccio vedere. Mi metto innanzitutto questo siero dell'acido di acido ialuronico, che questo è in bustina perché mi hanno omaggiato la Roche, non Yves Rocher, ma la Roche, non so come si pronuncia, ok? Per farmelo mi hanno omaggiato di un campioncino. Allora ci sono ragazze, donne che fanno i video sulla skincare o comunque sui prodotti, e le case produttrici le inviano pacchi su pacchi. Io ovviamente, visto che sono una piccola youtuber, ma piccola 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 che sta iniziando, questo è quello che mi mandano a me. Vabbè, pazienza, saranno momenti migliori. Comunque, questo siero all'acido ialuronico, devo dirvi che non è malvagio. E allora ne metto veramente pochissimo, lo spalmo, lo metto sul viso e poi me lo spalmo proprio tutto sul viso. È un po' unto, diciamo così, magari va meglio più d'inverno che d'estate per i miei gusti, insomma, perché a me dà un po' fastidio, però è buono, è idratante, non c'è niente da dire. E qua ci massaggiamo la fronte verso l'alto, dal naso verso l'alto, gli occhi dall'interno verso l'esterno, sempre portando tutta la pelle verso l'alto, così anche il viso. Ok, sempre il collo, tutto verso l'alto. Ok. Quindi, se volete comprarla, è veramente buona. Ecco, ripeto, solo un pochino unta per i miei gusti, ma d'inverno va più che bene. Dopodiché, io cosa vado a fare? Vado a mettere una crema per il contorno occhi. Questa è al caffè, ve l'avevo forse già fatta vedere, non costa tanto questa linea qui e mi piace, quindi vado al dosatore, non so se vedete, ne esce proprio un pochino, quindi questo pochino lo metto in un occhio e così anche l'altro nell'altro occhio, e anche qui vado a massaggiare dall'interno verso l'esterno la palpebra, tirandola sempre su verso le sopracciglia. Caldo impressionante, c'è un'umidità, un tasso di umidità che veramente non fa respirare. Quindi, ok, dopodiché picchiettiamo veramente, cioè, non è che sto qui 3 ore a picchiettare, però un attimino picchietto. Assorbire meglio la crema nel contorno occhi. Ok, dopodiché io metto sempre della Biolis una crema giorno antirughe, ma anche antimacchia. Allora, a me sono uscite delle macchie sulla pelle, quindi qua
qua così, nello zigomo e qua anche proprio delle macchie. Questa va bene per, appunto per chi ha il viso con delle macchie, ecco, che sono dovute dall'età, un po', insomma, delle macchie che escono col sole, ok? Quindi ne mettiamo sempre nel viso, massaggiamo il mento, ok? Così impostiamo tutta la nostra bella crema. Contorno del naso, comunque degli occhi. Ok, sempre mi raccomando dall'interno verso l'esterno, tirando in su, così anche la fronte, quindi dal naso verso su. Così. Sempre facendo assorbire tutta la crema in maniera che penetra bene nel viso, ok? E anche nel collo. Quindi fatto questo, io cosa faccio? Questo lo faccio ovviamente tutto prima di truccarmi, ok? Quindi fatto questo, ho messo il siero, messo il contorno occhi, messo la crema viso antirughe e antimacchie, vado a spruzzarmi quest'acqua. È un'acqua profumata, questa invece è dell'Yves Rocher. È rinfrescante, idratante e hai, scusatemi, acqua floreale lenitiva Fiordaliso biologico. Ok, quindi vado a scuotere un attimino e poi sul viso a una distanza insomma adeguata, ok, con gli occhi chiusi vado a spruzzarla. Ok, e tamponiamo quest'acqua idratante lenitiva al viso. Perfetto, e il nostro viso è pronto per ricevere un trucco, insomma, bene idratato, scusate, pulito, ed è pronto a ricevere, insomma, il nostro trucco. E spero che questi consigli brevi che vi ho fatto vedere, che sono comunque una routine che io ho tutti i giorni, ok? E anche la sera io quando arrivo a casa ovviamente poi mi strucco, quindi o mi strucco con i dischetti, con l'acqua micellare, latte detergente, tipo latte detergente uso questo che è molto buono della L'Oreal, ok? Anche questo è fiori rari. Deterge, strucca e nutre pelli secche e sensibili, rosa e gelsomino lenitivo. Anche quello è molto buono. Io comunque quando torno a casa alla sera che mi devo struccare, mi strucco con latte detergente, con l'acqua micellare, mi passo un siero sopra le sopracciglia per togliere ogni residuo di rimmel, ok? Perché fa molto male comunque tenere su il rimmel sopra le ciglia, quindi mi assicuro che insomma sia tutto deterso. E poi mi metto il mio siero. Di solito alla sera non metto quello, ma metto questo che è il latte d'asina, un siero viso. Ok, anche questo è buono, devo dire la verità. E della marca Cosmi. È italiana comunque e vi trovo bene, è idratante, non, questo non unge, si asciuga subito e rimane la pelle idratata, è veramente buono. Dopodiché, dopo essermi messa il siero, mi metto sempre il contorno occhi e invece metto per la sera, scusate, sempre della Biolis la crema notte. Al carbone bianco giapponese che è purificante e rigenerante, che è questa qui. È
grigetta, ha un profumo particolare ed è molto buona anche questa. Questa è la mia routine mattutina e serale che faccio. E tutto qui, volevo condividerla con voi, spero di essere stata chiara su quello che faccio e se avete qualche dubbio o qualche domanda, ben volentieri io vi risponderò. Un bacione a tutti quanti, una buona giornata e mi raccomando, seguitemi, mettetemi tanti like. Ciao ciao!